licenze in meno, commissioni e soprattutto i costi di esercizio abbattuti. Certo che l'energia più pulita è in assoluto quella risparmiata, parlo rispetto ai sistemi a combustione. Diciamo che i fabbisogni energetici pubblici sono rinnovati. Sulla base di questa, di questo concetto bisogna fare alcuni ragionamenti. Li abbiamo già fatti poco fa, abbiamo visto come ci sia stato un perfezionamento di tutto quello che è la tecnologia che riguarda l'involucro, forse meno passi si sono fatti dal punto di vista della tecnologia, per cui ci si è spostati verso edifici rinnovati con fabbisogni energetici molto cambiati e probabilmente la tecnologia non si è spostata altrettanto velocemente. Di sicuro utilizzare una tecnologia di pompa di calore in un edificio molto disperdente è una forzatura che a livello di logica dovrebbe essere evitata, per cui sicuramente la prima operazione che va fatta è quella di studiare nel dettaglio come può essere concepito l'involucro, in modo tale che questo involucro sia il più possibile performante, in modo tale che richieda la minor quantità di energia possibile. Quindi tutto questo avviene con una corretta progettazione energetica dell'involucro edilizio. Quello che riusciamo a visualizzare in questo grafico è come rispetto al passato ci sia stata una caduta importante delle trasmissioni all'interno di questi edifici, quindi le moderne tecnologie costruttive hanno portato a questi miglioramenti, dove io vedo, riesco a visualizzare in modo importante come le trasmissioni siano una parte
occupandosi del fresco. La macchina fa anche il fresco. L'idea qual è? Abbiamo detto fino adesso, da questa mattina però che sono qui, che il tema della ventilazione, del ricambio aria è fondamentale per creare il benessere all'interno di questo edificio. Noi abbiamo detto, siccome quello è il futuro, perché non pensare a un impianto che usi le stesse canalizzazioni per il ricambio aria, anche per portare il caldo, il freddo, di umidificare e recuperare energia termica, con questa puoi scaldare anche l'acqua, perché quindi non fare un'unica operazione, utilizzare quei canali per portare anche il comfort all'interno degli ambienti. E quindi nasce questo prodotto che vedete, ha tutta questa serie di canali, in realtà non è, non vedete canali che raggiungono tutta l'unità abitativa, ma attraverso delle bocchette che poi andiamo a vedere con il mio collega, riescono a fare una induzione dell'aria, tal per cui attraverso l'effetto guanda io ho una distribuzione ottimale dell'aria all'interno degli ambienti senza dover dislocare bocchette ovunque. Quindi ho delle bocchette immantate in ambiente, con il circolo in ambiente esterno, e vediamo, così che è possibile, devo far vedere dove è il circolo, non importa. Per cui ho una semplificazione totale di quello che può essere l'impianto, perché ho solo questi canali che vedete sono, possono essere tranquillamente ridotti alla lunghezza di un corridoio con un abbassamento. Vado via velocissima, questa macchina ha un'area di rinnovo pari a 100 cubi ora, i limiti di funzionamento sono che l'inverno avrò 2700 watt a meno 5 gradi, questa è la possibilità che dà la macchina, e 2100 in estate a più 35 gradi, e che ho disponibilità di 180 litri d'acqua. Un altro tema per noi fondamentale, visto che abbiamo parlato di qualità dell'aria, è la filtrazione elettronica. Questa macchina, a differenza di altri prodotti che abbiamo, che ha la filtrazione sempre tipo elettronico, però che agisce sull'aria che proviene dall'esterno, nel caso del Popac ha una produce la filtrazione, agisce sulla, anche l'aria che viene prelevata all'interno. Quindi io ho la filtrazione elettronica che è paragonabile alla filtrazione che ho in sala operatoria, per capirci, dove vengono caricate le particelle in ingresso e vengono attratte i filamenti. Per cui le più piccole, PM, l'inquinamento, i pollini, che sono la parte di cui ci accorgiamo subito all'interno delle nostre case, che può dar disturbo prima degli inquinanti, che viene filtrata attraverso il filtro, ma anche tutto quello che è l'indoor viene filtrato perché viene recuperato. Quindi io ho una qualità dell'aria al 99-97% all'interno degli ambienti. Entriamo però adesso nel merito del progetto, vedendo come è stato realizzato un edificio casa prima. Io sono Canto Misergio, sono un termotecnico della firma Progetti Reggio Emilia, insieme a un mio collega Gianandrea Paolo Agelli, dello studio Sintesi di Marciano della Chiara, abbiamo avuto l'opportunità di progettare e seguire la realizzazione di questo edificio polifunzionale che è residenziale e commerciale denominato Centro Marciano. L'edificio è composto da 12 appartamenti, 4 locali commerciali direzionali e 16 posti auto. Come dicevo, questo edificio è stato realizzato nella frazione di Cesena, di Valdichiana, Marciano della Chiana. Qui possiamo vedere rapidamente come è composto l'edificio. Questo è il piano terra, è composto da 4 unità commerciali, 2 corpi scale che salgono in maniera indipendente, questo è il canale della riposta. Questa è la sezione dell'edificio e come potete vedere è abbastanza popolato. Cos'è di particolare questo edificio? Questo edificio stiamo certificando in classe A, secondo la direttiva Casa Prima, e ha una classe di efficienza di lavoro che è A, 17 km² anno, e una classe di efficienza complessiva dell'edificio. Qual è la particolarità? Noi siamo intervenuti con la consulente di questo edificio quando l'edificio praticamente era già stato licenziato, quindi è un edificio abbastanza tradizionale. Il progetto architettonico
architettonico era già stato praticamente realizzato, era stata realizzata una legge 1091 che tra l'altro era leggermente scarna dal punto di vista impiantistico dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Infatti cosa prevedeva? Prevedeva le classiche pannelliette esterne a condensazione con neanche solare termico né altro fotovoltaico, e dentro erano previsti dei radiatori. Era previsto comunque la realizzazione di un cappotto, però non era mai stata presa di vista nessun tipo di consulenza, nessun tipo di calcolo dal punto di vista dei conti termici, non era stato mai visto come praticamente creare l'involucro riscaldato efficiente e risolvere tutti i mali. Allora io e mio collega siamo riusciti a praticamente eseguire questa consulenza e abbiamo capito come realizzare questo impianto e cercare di esprimere il nostro concetto energetico. Il nostro committente non si accontentava di un'impiantistica normale, di un involucro diciamo tradizionale, voleva che noi realizzassimo qualcosa di innovativo, qualcosa di nuovo, e con degli spazi ben definiti e quindi la possibilità di isolare dopo un edificio, e tra l'altro non progettare un edificio con ingressi solari, tutte le cose che insomma chi è un po' progettista e consulente casa prima sa che prima si progetta l'involucro, poi si progettano gli impianti, si fa tutta una serie di cose. Noi ci siamo trovati una forma fatta e dovevamo solo praticamente aggiustarla dal punto di vista di controlli di tutti i nodi e capire come fare diciamo questi impianti. Sostituire una pannelletta sul balcone che era anche data la normativa era quasi impossibile, e il nostro committente voleva anche che realizzassimo la ventilazione meccanica controllata, che producessimo la cavità sanitaria e che utilizzassimo le fonti rinnovabili. Come tutti sapete i tetti sono limitati, quindi già la normativa prevede che noi facciamo un impianto fotovoltaico minimo di legge, ma soprattutto in Emilia Romagna dal 2008 che abbiamo questo obbligo, sancito dal 2011 naturalmente dal decreto 28. Sembra che in Toscana nel 2011 non fosse da fare, invece era da fare anche lì, come anche in Lombardia in molti casi sembra che non sia da fare, ma sempre da fare. Quindi il tetto lo dovevamo esaurire, essendo 12 unità, con 1,5 kW di fotovoltaico per unità. Quindi eravamo utilizzati per concetto impiantistico, diciamo, il fotovoltaico come prima risorsa, perché è obbligatorio farlo. Dopo volevamo fare la ventilazione, però se avete visto prima, gli appartamenti sono 50 metri quadrati, spazi comuni non ce ne sono. Sono più avanti, scusate. Sono in avanti. Spazi non ce n'erano, e quindi nei balconi, come dicevano prima dei colleghi, impianti sarebbe meglio che all'esterno non ci fossero, anche perché se cominciamo che allora all'esterno molto dissipiamo immediatamente, non lo recuperiamo, e quindi abbiamo pensato bene di seguire insieme a questo nostro committente che era stato diciamo così un po' pioniere a crederci, perché se non c'è un committente che ci crede certi impianti non si riescono a fare. Qui non siamo in una villa tipo di casa prima dove abbiamo un committente di un certo tipo. Qui siamo in un multiresidenziale tradizionale che potrebbe essere anche, non so, un'area normale. Quindi abbiamo individuato nell'aggregato compatto che prima l'architetto Parolini ha spiegato una possibile soluzione al nostro intervento. Abbiamo cominciato a valutarlo, abbiamo valutato diverse marche, che poi alla fine è venuta la scelta su video per diversi esperti, uno dei quali dopo lo verificheremo, ed è partita questa consulenza. Io mi sono occupato della parte impiantistica e il mio collega Giovanni Paolo della pelle dell'involucro. Qua vediamo un attimo alcuni dettagli per far capire che è un edificio tradizionale, ma ci sono stati fatti oltre 50 calcoli col software term, se non di più, ai elementi finiti per verificare tutti i nodi, perché è talmente articolato questo fabbricato per verificare tutti. Abbiamo fatto. Avanti. Bene. Qua si vede la parete. Diciamo che è un paramento esterno fatto da un porto di 30 tradizionale, un cappotto di 10 cm diciamo con MPS con grafite, e si può vedere lo zoccolo e il cappotto MPS con grafite, insomma è abbastanza corto, vai avanti perché non ci riesco. Benissimo. Verso il vano scala, come potete vedere, abbiamo comunque fatto un cappotto anche verso le parti interne, cosa che normalmente si isola poco, ma bisogna stare molto attenti anche verso le parti interne, isolare verso i divisori interni, e gli appartamenti possono essere spenti, quindi risultare diciamo una maggior dissipazione verso gli ambienti non riscaldati che verso l'esterno. Qui vediamo la posa dell'isolamento a pavimento, qui naturalmente essendo bassi spessori, avendo poco posto per fare le nostre cose, dobbiamo usare la stiferia.
usato degli spessori 5-8 cm verso le autorimesse, sempre svoltandolo diciamo verso le pareti divisorie o verso le pareti esterne, correggendo i costi termici. Qua si vede il solaio interpiano, come vi dicevo prima, tra gli appartamenti, una cosa molto importante oggi è isolare, perché non è più un problema verso l'esterno, il problema è anche verso i vicini per evitare i punti di calore e per evitare che i nostri punti dei termotecnici, che sono sia di potenza, ma oggi siamo arrivati anche a fare più punti di energia, se no la questione del termotecnico non può essere eseguita, bisogna stare molto attenti perché va più verso l'ambiente dei vicini se è freddo che verso l'esterno. Qui vediamo la copertura, qua per fare lo spalamento e per stare sempre all'interno della sala dell'edificio abbiamo potuto usare i materiali, quindi XPS, quindi le lane di roccia per avere un spalamento e carico. E poi vediamo qualche sbalzo. Naturalmente la pelle del bivolo, la riga rossa che abbiamo visto prima intorno alla nostra sezione, è stata molto complicata, come dicevo abbiamo circa 50 calcoli eseguiti. Qui abbiamo girato sia sopra che sotto agli interpiani, abbiamo ovviamente sotto ai mattoni usato dietro cellulare, cose che insomma normalmente nelle case dove c'è la certificazione casa prima, dovrebbe essere così in tutte le case, sono dettagli normali da risolvere e da dimostrare che vengono risolti. Qui vediamo alcune altre verifiche, abbiamo gli sbalzi come sono stati realizzati sempre con i capoli che girano. Qui vediamo il taglio della copertura in quei locali sottotetti che va alla parete, va a toccare praticamente la copertura lì del segnatolato e la verifica con il software per i punti termici. Qui vediamo sempre quei sottotetti cappottati, apporto in generale circa 10 cm che gira da tutte le parti, quindi siamo in una zona climatica non è a 0 gradi esterni, se non sbaglio, dovrebbe essere più o meno quella temperatura esterna e quindi non abbiamo esigenze di fare 20 cm di cappotto come magari abbiamo più qua in Emilia Romagna o verso il nord. 10 cm sono stati più che sufficienti per poter fare un involucro fatto bene. L'importante è curare tutti i dettagli di modo che non c'è nessuna dispersione dal punto di vista di la parte più importante e più complessa è stata realizzare attualmente la posa dei serramenti. Qui c'è stato un grosso lavoro del mio collega, e il cappotto praticamente va a girare attorno al serramento, qui vedete il serramento usato con tutti i nastri e le guaine, un progetto di posa dei serramenti di oggi dovrebbe contenere sempre, nonché la posa del cassonetto con la poggibile, con tutti i dettagli realizzati, le ispezioni, le verifiche e anche lì i dettagli di cose. Siamo avanti. Altra cosa, il sottodavanzale, come correggerlo. Qui il serramento è stato portato dalla mizzeria per essere favorire l'isotermia, diciamo, e toccare il cappotto in una maniera più corretta, e anche qui è stato usato di nastri per posare, è stato interrotto il davanzale. Qui vediamo la posa di un contro di questi telai, che è un cassonetto finito e il cappotto che gli va a finire contro, diciamo per la lavorazione del contro. Qua vediamo l'installazione dei nastri, dei serramenti e arriviamo all'impianto. Comunque, come dicevo prima, questa è una diciamo, tradizionale residenza che possiamo vedere anche nelle nostre zone. Abbiamo cercato di creare un involucro perfetto, non è altamente performante dal punto di vista del, diciamo, dell'isolamento termico, adesso oggi qua facciamo anche caso con 20 cm di isolante, ma l'isolante va proporzionato anche alla zona climatica che siamo e dove stiamo lavorando. Quindi con solo 10 cm di cappotto siamo riusciti ad avere dei carichi, essendo gli appartamenti di 50 metri quadrati al massimo, quindi diciamo l'abitazione di massimo 3 persone, la possibilità di installare questo tipo di impianto. È un impianto che naturalmente necessita un controllo. Il primo controllo è la tenuta all'aria. Stiamo facendo un impianto ad aria con 2 kW di potenza, bisogna che questi 2 kW di potenza siano veramente portati all'interno del nostro edificio. E quindi abbiamo utilizzato questo prodotto e come vedete abbiamo delle canalizzazioni mandate che sono quelle due, delle canalizzazioni di riprese che sono quelle rosse, abbiamo il ricircolo dell'aria che è quello viola, quello verde, scusi, l'espulsione e la presa dell'aria esterna.
cosa molto fondamentale, qui vedete il dettaglio, la macchina non va portata sul balcone, non va portata fuori dall'involucro riscaldato, non va portata lontano, i canali vanno cercati di essere tenuti più corti possibile, perché, come diceva il collega di prima, più dissipiamo all'esterno e meno energia sta dentro. Quindi se noi abbiamo basse dispersioni e abbiamo il recupero delle poche dispersioni che fanno le macchine all'interno dell'ambiente, ne beneficiamo. Bisogna solo stare attenti un po' al rumore, perché la macchina è posizionata in certe posizioni e deve avere degli accorgimenti da parte del rumore. Vedete il dettaglio, si è fatto un controsoffitto e con la clear siamo riusciti a utilizzare le buchette ad alta induzione che si può lanciare, hanno un lancio e riprendere praticamente da sotto dai bagni e dalle cucine. Questi sono alcuni dettagli di posa, questo vedete sullo schermo di circolo, perché questa macchina fa 400 metri cubi ora, 100 li prende dall'esterno e 300 li riciclo. Quando siamo d'estate funziona molto anche il condizionamento, anche d'inverno funziona, quindi la quantità d'aria necessaria giusta che prendiamo dall'esterno viene presa in quantità giusta per il numero di persone che ci sono dentro e il resto va circolato. Qui anche dei dettagli di posa, la posa del conto. Tutti i canali, ecco l'importante è un'altra cosa, come dicevamo prima dei tubi, anche i canali della BMC, quando fanno temperatura va portata attenzione, anche se siamo all'interno dell'ambiente riscaldato, di coibentare, di cercare di trattenere, cioè di mandare in ambiente la calore e non di dissipare nei cavelli, nelle varie cose. Qui vediamo l'effetto finito, quindi l'unico impianto che vedrete in questa casa, a parte l'alloggiamento della macchina, sono quelle quattro bocchette dove lancia l'aria. Qui sotto qui vedete la bocchetta di ripresa dell'aria di riciclo, nei bagni e nelle cucine viene presa l'aria di espulsione che viene buttata verso l'esterno. Qua vedete alcune foto, naturalmente il blue air door test, l'attesa del blue air test di tutte le persone che sono qua sotto che erano in ansia, l'alloggiamento della macchina dentro a una porta ben sigillata, perché la macchina comunque ha un compressore e ha una pompa di calore all'interno, quindi una macchina che è stata molta attenzione perché il rumore lo fa, e praticamente vedete anche il display che è l'unico organo di regolazione. Quindi cosa succede? Questa è una macchina che l'accendiamo, la facciamo andare tutto l'anno ci fa scaldamento, cambio dell'aria, condizionamento e produciamo l'acqua calda sanitaria. D'estate, mentre facciamo il condizionamento, recuperiamo il calore di dissipazione dell'acqua calda sanitaria, cosa interessante. E unita al fotovoltaico, diciamo che abbiamo una buona performance per arrivare agli edifici energia quasi zero, che saranno questi impianti posizionati al centro, tipo una volta la struttura al centro, ce ne andiamo intorno, gli impianti dovrebbe essere così, non fare degli impianti che dissipano per chilometri, diciamo, l'energia. Ho finito, questa è la realizzazione esterna e diciamo che l'edificio è